Ancora il battesimo al centro delle catechesi del mercoledì di Papa Francesco, che salutiamo in piazza San Pietro con appunto l'omaggio dei cardinali e con i saluti di rito. Mentre noi qui il saluto lo portiamo a un pezzo di Sardegna operosa che insomma si adopera per il miglioramento anche della qualità della vita, soprattutto delle donne. Benvenuta Carla Serpi, la presidente di ACISVIS, che è un'associazione internazionale a servizio della giovane, e questo ci dice tanto, presidente, perché parliamo di donne. In un lembo di Sardegna incantevole, una sessantina di chilometri da Cagliari, Arbus, dove però là non è solo un paradiso terrestre quel luogo, è una questione di dignità umana, di grande sofferenza, in cui si trovano soprattutto le donne che non trovano lavoro, le donne in difficoltà. Ed allora voi che cosa vi siete inventati? Noi abbiamo avuto questa grande grazia, questo grande dono, che è una casa molto grande al centro di Arbus, che ci permetterà di realizzare un progetto di co-housing per le donne in difficoltà. Allora, Presidente, sì, andiamo con ordine. Sì. Questa grande casa è un dono. Sì. Cosa c'è? C'è un atto d'amore bellissimo da parte di quello che era il medico, esatto, del vostro paese, che evidentemente era a conoscenza delle condizioni e della situazione sociale di quel territorio. E che cosa ha pensato di fare? Il dono e l'atto viene dalla figlia del medico, che giustamente, seguendo un po' la volontà del padre, perché da una vita lui ha sempre lavorato per gli altri, per i suoi, diciamo, certo, pazienti e per la sua comunità, perché era nella comunità di Arbus, ha pensato di costruire questa casa per la famiglia e non solo, perché è una casa molto grande, quindi nello spazio, nel piano terra, ha realizzato una discoteca dove pensava di dare l'occasione ai giovani di fare aggregazione. Devo dire una cosa, con una lungimiranza. Esatto. Che forse per i tempi poteva essere anche un po' sospetta. Uno può pensare, con tante necessità che ci sono, tu pensi ad aggregare i giovani, ma concedendo loro, come dire, un posto dove stare, parlare, per carità, ballare, danzare, insomma, trascorrere del tempo insieme. Quando la figlia prende al volo questa idea, questo sogno, lo realizza e lo affida a voi. E voi ci avete, come dire, messo il pensiero per un progetto molto importante. Donne in grande difficoltà che da sole si possono mettere insieme, co-housing, coabitare. Come ce la dobbiamo immaginare questa avventura? Questa avventura noi ce la immaginiamo ancora, perché ci stiamo lavorando, la immaginiamo come un appartamento che ospiterà queste donne, che avranno la necessità primaria di un'abitazione, certo, sicuramente, ma anche l'esigenza di costruirsi un futuro. Quindi avranno proprio la necessità di crearsi un lavoro, di recuperarsi, diciamo, tra virgolette, proprio perché escono da un'emergenza, anche magari da una situazione di violenza, da problematiche diverse. Certo. Quindi il co-housing sarà il posto dove insieme costruiranno una famiglia tra di loro, perché condivideranno non solo la casa ma anche l'abitare, certo, insieme, gli spazi, ma anche la gestione, penso, di questa, certo, casa, no? Perché la gestione, non si tratta di assisterle, carico, almeno all'inizio, ma poi dopo devono essere, sì, indipendenti. Esatto. Senta, Presidente, parola bruttissima, reclutamento, voglio dire, io sono una persona in difficoltà, sì, è una brutta parola, sì. Cambio. Sono una persona in difficoltà del suo territorio, dei comuni limitrofi, ho bisogno di un aiuto. Come faccio ad arrivare a voi? Come posso sperare, per carità, un domani di poter venire a coabitare in questa struttura? Come avviene il primo colloquio, il primo impatto? Noi stiamo facendo pubblicità in tutti i servizi sociali del territorio, giusto per mettere a conoscenza anche loro di questa possibilità, e in più abbiamo aperto un centro d'ascolto che accoglierà le donne che vogliono anche solo confidare dei, certo, problemi, e insieme si cerca di trovare una soluzione
che può essere sia la sistemazione nella casa, ma anche un altro, eventualmente anche altri sbocchi. Esatto, sì, dipende un po' dal problema che devono affrontare o devono superare. Lavorare con le altre organizzazioni cattoliche, lavorare anche in Caritas, lei tra l'altro è una delle anime della Caritas locale. Questo vi facilita l'accesso, vi facilita il contatto con le persone? Certo, la rete che abbiamo già creato e che esiste nel nostro territorio ci dà l'opportunità di avvicinarci a più persone. Quando noi pensiamo ad Arbu, sono abituato a pensare 60-70 km da Cagliari, posto bellissimo che guarda il mare, eccetera. La realtà sociale di questi luoghi qual è? L'emergenza, soprattutto poi riferita alle donne, in che cosa dobbiamo immaginarcela? Diciamo che l'emergenza è quella lavorativa, c'è una disoccupazione altissima, disoccupazione giovanile, soprattutto al femminile, che non si trova, non c'è lavoro, diciamo. Quindi la possibilità di aiutarle anche accompagnandole a una riscoperta di un lavoro alternativo, nella riscoperta anche dei vecchi mestieri, delle vecchie... Sì. Quindi il recupero personale, sì, che passa anche attraverso il recupero del territorio? Anche perché la casa ci dà la possibilità di creare laboratori, quindi laboratori di cucito, di maglia, di ricamo, il telaio, perché sono territori che ce l'hanno sempre avuto, diciamo, l'abbiamo perso in questi ultimi anni e sarebbe bello recuperarlo perché ci sono tante persone di una certa età che hanno questa conoscenza. Quindi ancora una volta delle donne, forse anche poi io le immagino un po' più anziane, forse quelle che hanno meno problemi, che al contrario poi aprono le braccia, le spalancano a queste donne più giovani che si trovano invece in difficoltà. Adesso la domanda che è importante, che altrimenti lei non sarebbe qui oggi, noi perciò abbiamo spalancato le porte. Come si va avanti? Di che cosa avete bisogno? Chi può realmente contribuire a tutto questo? Noi fino adesso abbiamo visto una provvidenza incredibile, anche perché la casa, oltre che la casa in sé, ci è stato donato anche tutto l'arredo, è stato un continuo vedere... Presidente, ma la possiamo citare questa famiglia? Perché io credo che meriti un plauso, scusatemi, io non so quanti di noi non si sarebbero affittata per le vacanze la casa, scusate la franchezza, la famiglia Tatsu. Che veramente... Immaginiamo il rapporto che ha costruito negli anni attraverso l'attività del papà e di questa figlia veramente illuminata, perché insomma, ripeto, non è una scelta che farebbero tutti a cuore leggero. Quindi la struttura la stiamo vedendo, cioè abbiamo visto pure le pentole sul fuoco, abbiamo visto al camino, stanze da letto confortevoli, insomma c'è tutto, però c'è bisogno anche di sostenere questa rete, c'è bisogno anche della presenza in termini, per carità, di disponibilità economica, ma anche penso di volontari. Cosa possiamo fare noi per voi? L'associazione si è già raddoppiata nel giro di pochi mesi, vista anche la nostra attività. E, come aiuto possiamo pensare, non so, qualsiasi cosa, noi siamo comunque nel territorio e chi vuole dare un aiuto è ben... Come possiamo contattarvi? Vogliamo dare qualche riferimento? Arriviamo ad Arbus, provincia di Cagliari, abbiamo detto, e a chi ci possiamo rivolgere? Questo perché le dico, conosco il nostro pubblico, qui c'hanno un cuore grande così, ma proprio grande, spalancato, e quindi se c'è qualcuno che ha la possibilità materialmente di venirvi incontro, si rivolge direttamente a voi, diamo anche un minimo così di aggancio. Noi abbiamo un sito, che è quello nazionale, che ci riporta sempre comunque anche al nostro ACIF, sito della ricordiamo ACIF, questa sezione internazionale. E poi stiamo adesso mettendo nel sito anche tutti i riferimenti per la casa e i contatti dove rivolgersi per poter chiedere maggiori informazioni. Allora, questo è fondamentale. Sì. Carla Serpi è il volto, come dire, che è venuto qui a raccomandare un'avventura veramente straordinaria, ma sapete perché? Perché parte in un avamposto, in un posto sperduto nel vero senso della parola, della Sardegna meravigliosa, laddove forse la disoccupazione giovanile credo che tocchi i massimi nazionali livelli, e tra quelli europei. Quindi cerchiamo di capire anche quanto sia eccezionale tutto questo. Noi la ringraziamo, Presidente. ACISIF, Carla Serpi, che è appunto l'interfaccia, non ci dimenticheremo di voi. E quindi ogni piccolo passo, intanto vedete il sito, ve lo stiamo facendo vedere, ogni piccolo passo che voi farete, raccontatecelo. E noi poi faremo da testimonianza per tutte le donne che hanno bisogno davvero di un aiuto. Io la ringrazio. Grazie. Viva la Sardegna, dal profondo del cuore.